Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. È giunto il tempo del wrap-up di febbraio, che sarà bello denso e ci sono tanti titoli interessanti, altri no, però in ogni caso. Prima di iniziare il video e di portarvi con me insieme a un wrap-up bello denso, ci tenevo a fare qualche premessa come solito. Se volete supportare il mio canale, perché tutto ciò di cui io parlo e blattero per ore tutte le settimane, vi interessa, vi piace, vi diverte, qualsiasi cosa, potete farlo iscrivendovi al mio canale, attivando la campanellina, mettendo dei pollici in alto, condividendo i miei video, parlando dei miei video con altri, commentando giù e intavolando delle discussioni insieme a me, tanto io parlo sempre con tutti, insomma, potete farlo in maniera davvero molto semplice. In più, se per i vostri acquisti Amazon utilizzate il link che vi metto giù nell'info box, mi date una grossa mano, perché così posso portare sempre nuovi contenuti e migliorare ancora di più il canale. Le premesse sono finite, passerei direttamente al video. Allora, il primo titolo di cui vi parlo è Saga, di nuovo, sì, perché è la mia grande ossessione degli ultimi mesi. Ho letto questo mese il volume 4 e il volume 5 per andare avanti, non entrerò troppo nel dettaglio perché andiamo veramente tanto in là con gli spoiler, ma devo dire che il 4, dopo un 3 che non mi aveva fatto, cioè diciamo bellissimo, ma non mi aveva fatto impazzire così tanto, finalmente smuove un po' le acque, succedono un sacco di cose e si capisce molto della premessa iniziale in questo volume, perché sembra sempre per tutta la saga, si chiama saga, per tutta la serie, che ci si avvicini a una tragedia a qualche punto, ma non si riesce mai a capire quando. Arriva qua, boom, proprio vi arriva. Il 5 mi è piaciuto moltissimo. Sto soffrendo un sacco a leggere queste graphic novel che sono edite da Bao Publishing in Italia. Io amo i disegni di questa serie, la trama mi fa impazzire, è una graphic novel che sto amando moltissimo, quindi non gli dedicherò troppo tempo perché magari quando l'avrò finita, visto che questo mese poi conto di acquistare i prossimi due volumi, poi probabilmente, visto che me ne rimarrà solo uno, inizierò a piangere, però insomma piano piano sto andando avanti nella serie che mi sta piacendo sempre di più. Se volete iniziare una graphic novel bella cruenta, super divertente, con delle battute e dei dialoghi brillanti, andate su Saga. Io poi amo i disegni, amo i personaggi, insomma, mi stanno piacendo moltissimo. Non posso dirvi troppo, anche se odio dirvi che questa cosa mi sta piacendo molto ed è bellissima, perché sapete che odio le recensioni così, ma siamo al quarto e quinto volume, quindi andiamo negli spoiler. Abbiate pazienza, ne parleremo magari in un video dedicato a tutta la saga, forse, se arriverà. Ho dato 4 stelline e mezzo al volume 4 e invece ne ho date 4 al volume 5. È uno scioglilingua, mi sto stavo già anche incartando. È una serie a fumetti che vi consiglio tantissimo. L'altro volume di cui vi parlo molto brevemente, perché ci ho girato un video dove lo analizzo abbastanza bene, secondo me, è Cruel Prince di Holly Black. Allora, il video ve lo linko giù nell'info box, così avete tutta la panoramica su quelli che sono gli aspetti che mi sono piaciuti, quelli che non mi sono piaciuti. Io gli ho dato 3 stelline perché il primo approccio a Holly Black non mi è dispiaciuto. Pensavo molto peggio, devo dire, invece mi ha sorpresa abbastanza, ma ci sono aspetti che proprio mi hanno fatto accapponare la pelle, cose che non mi sono piaciute, quindi vi linko giù il video, giusto perché sennò porterei via troppo tempo, ne ho parlato a lungo, quindi lo beccate nel Worth the Hype video che ho girato un paio di settimane fa circa. Arriviamo a un titolo che ci tenevo moltissimo a leggere a febbraio, perché fa parte di uno dei titoli che volevo leggere per la Diversity Challenge di febbraio, che è dedicata alla cultura e alla storia black, e stiamo parlando di The Hate U Give di Angie Thomas. Ovviamente questo titolo ero rimasta io a non averlo letto e basta, me ne rendo conto, un po' mi vergogno anche di questa cosa, ma in realtà è stato perfetto averlo letto. In realtà le ultime, tipo, proprio le ultime pagine le ho sentite in audiobook ed è uno degli audiobook che forse valgono più la pena di ascoltare in originale, perché la narratrice è bravissima. Quindi se per caso non l'avete ancora fatto, ve lo consiglio anche in audiobook perché è veramente molto brava. E niente, a questo libro ho dato 4 stelline un po'. Non se ne merita 5 per una serie di motivi, più legati magari al ritmo, perché vi parlo subito dei negativi, poi vi parlo di tutti i positivi. Il ritmo ha dei difetti, il ritmo è veramente molto incostante, a un certo punto succedono cose, ci sono un sacco di eventi che distolgono un po' l'attenzione magari dal tema principale, anche se sono giustificati, perché poi dopo me ne parlo. Però
ho fatto un po' fatica, diciamo, a capire sempre dove volesse andare Angie Thomas. Adesso lo appoggio perché sto già gesticolando un casino. E quindi magari lo stile in alcuni punti mi ha frenata, cioè mi ha frenata proprio dal dirlo amo particolarmente. Però invece vi parlo di quelli che sono gli aspetti che proprio mi hanno fatto amare questo libro, perché comunque quando io do più di 3 stelline vuol dire che il libro mi piace molto. Io trovo che è una critica invece che ho visto fare spesso a questo libro, che cioè ci siano troppi avvenimenti, troppe cose di contorno, tanti personaggi che magari non hanno senso all'interno del tema principale. Però invece secondo me è proprio qui che è interessante The Hate She Gave, perché Angie Thomas non ha solo riportato una storia di cui seguiamo solo un avvenimento, cioè che è, tanto il tema lo sapete tutti, che è quello di un ragazzo nero che viene ucciso dalla polizia e che cercano di insabbiare tutto, ma la protagonista Star assiste, perché era con il suo amico, a questo incidente e deve trovare il modo, soprattutto dentro di sé e in quella che è la sua cultura, di dare giustizia al suo amico che è stato ucciso. E in questo, secondo me, infatti vi dicevo, Angie Thomas è bravissima non solo a raccontare la tragedia che si vive, anche un po' il cinismo di chi è ormai troppo abituato a vivere situazioni di questo genere, a essere sempre discriminato come se le vite delle persone di colore valessero meno di quelle bianche. E questo ovviamente è un argomento che tra l'altro mi fa molto arrabbiare, quindi anche parlandone mi sto già scaldando. Però è stata brava Angie Thomas a portare una storia molto americana, magari perché è veramente molto appartenente al movimento Black Lives Matter e a un sacco di altre questioni che sono proprio molto americane, che noi in Italia non viviamo, almeno non così platealmente, perché abbiamo una storia meno consistente riguardo alle diversità di etnia. Sto dicendo in maniera carina perché ho rispetto di tante persone al di là dello schermo. Spero che se siate qua abbiate capito cosa io penso della diversità etnica, ovvero che discriminare le persone in base al colore della pelle sia una cosa ridicola e che nessuna vita vale meno di un'altra. Però, per chiudere, Angie Thomas è brava perché dà uno scorcio anche a chi non ha mai saputo nulla della questione nera americana, anche chi non segue qualsiasi notiziario non italiano, anche chi non ha idea di cosa sia. Innanzitutto uno spaccato di vita di una ragazza afroamericana nera che vive tutti i giorni, innanzitutto uno spaccato di vita, quindi quale sia la sua quotidianità, quale sia un po' la sua cultura, il fatto di come si comporti la comunità nel quale è inserita, di tutte le dinamiche che si mettono in moto quando si parla di comunità afroamericana. Chiaramente è ovvio che non coinvolge tutta la totalità, sarebbe un ulteriore stereotipo, però sicuramente dà uno spaccato di vita molto reale ed è in quel contesto che noi capiamo il valore e l'importanza di quello che è successo e quello che è la storia di Star. Perché se non avessimo tutta questa contestualizzazione dove c'è davvero tanto, cioè sono le amiche, le differenze culturali, c'è proprio la storia di Star che invece va in una scuola di bianchi dove è praticamente una delle poche ragazze afroamericane e c'è quella che è la sua vita invece a casa, quello che sono le dinamiche familiari, il rapporto anche con la microcriminalità, perché volenti o nolenti sono circondati da questi atti. Insomma, secondo me dà un dipinto molto interessante di quella che è una vita qualunque di una ragazza qualunque afroamericana. È chiaro che poi nelle singoli casi specifici non sarà tutto così, però è veramente molto interessante e realistico. In più è brava perché dà davvero spazio anche alle emozioni, a quello che prova Star, ai conflitti che sente, ma non solo lei, anche tutti quelli che sono i personaggi di contorno, che sono i personaggi secondari, che fanno parte ovviamente di questo universo, di questo corollario di personaggi che compongono tutta la storia, come se fosse un grande puzzle. E i toni coinvolti in tutta questa storia sono molto diversi e ancora una volta mi trovo a dire realistico, che è brutto, cioè che io odio ripetermi, però mi rendo davvero conto che in questo libro si ride, ci sono battute esilaranti, si piange perché questo libro ha delle scene strazianti e in questo libro ci si sente a disagio,
In questo libro ci si arrabbia un sacco, si prova compassione, ma in ogni caso ci si sente sempre coinvolti. Cioè è impossibile non avere un legame empatico con i personaggi e con la storia che si sta leggendo. Un aspetto che secondo me in pochi hanno sottolineato e che io invece trovo sia un grande tema da portare dentro i libri è quello della trasposizione mediatica, ovvero come vengono percepite, distorte, rappresentate le informazioni tramite i media, cosa fa notizia. Perché quando muore l'amico di Star, non viene detto che un ragazzo nero è stato ucciso da un poliziotto nonostante fosse disarmato, ma continuare a parlare di questo fatto senza menzionare innanzitutto la polizia e soprattutto a parlare di questo ragazzo non per come un ragazzo di 16 anni disarmato, ma come un probabile spacciatore, anzi senza il probabile, era già stato bollato come uno spacciatore, un poco di buono. Insomma, è un po' sempre quello che fanno quando invece che dire che una cosa è femminicidio, è un raptus di gelosia, ecco, è un po' la stessa cosa. Invece romanticizzare certi argomenti, non dire mai le cose come stanno, perché magari non fa notizia da un lato, o perché magari bisogna un attimo alleggerire la pillola per il pubblico. Per me è una cosa che mi fa andare fuori di testa. È uno degli aspetti che mi ha fatto più impressione per la veridicità e l'ingiustizia che si sta subendo dentro questo libro. Quindi è un libro che secondo me racconta come avere un colore di pelle diverso influisca sulla vita e di come purtroppo ci siano persone che siano trattate in diversi modi solo e unicamente per il colore della pelle, solo perché unicamente appartengono a un'etnia e una cultura diversa, e cosa che in Italia sicuramente succede, siamo post elezioni e io sto girando questo video prima, quindi ho veramente molta paura di quello che succederà. In più una cosa interessante e importante è il ruolo di Star, ovviamente, che non è solo una protagonista, ma racchiude in sé la difficoltà di riuscire e di poter dire quello che sappiamo essere la verità in contesti che non ce lo permettono. Quindi Star dice questa frase che non so come sia stata tradotta in italiano, quindi ve la traduco a braccio perché l'ho letto in inglese. Ho visto succedere questa cosa over and over again, quindi di continuo. Una persona nera viene uccisa solo per essere nera. Poi va un po' avanti. Ho sempre detto che se avessi visto succedere questa cosa a qualcuno, avrei avuto la voce più alta di tutte, facendo in modo che tutti sapessero che cosa è successo. Ora che sono quella persona, cioè quella che ha visto, ho troppa paura di parlare. In ogni caso, chiudo qua perché sennò vado avanti ore. The Hate She Gives si è meritato 4 stelline abbondanti per me, è un libro che vi consiglio assolutamente ed è stato un piacere per me leggerlo come titolo del Black History Month di febbraio. Vabbè, dopo The Hate You Give tutto ciò che vi dirò sarà assurdo, però va bene, libro molto intenso. Passiamo al libro proprio peggiore del mese, perché io ogni tanto mi faccio del male e vado a cercare dei titoli super leggeri da tenere quando non ho tanta attenzione e tanta voglia di leggere. Questo titolo di cui vi vado a parlare è un titolo che avevo pescato da vari blogger, gusti molto simili, molto in comune, cui mi fido abbastanza ciecamente, dopo questo effettivamente non più, e si tratta di Dark Fever di Karen Marie Mooring. Allora, adesso, la storia è più o meno questa, ovvero abbiamo la protagonista Mac che viene sconvolta dalla morte della sorella, che era andata a studiare in Irlanda e viene trovata morta a un certo punto. La sorella, prima di morire, le lascia in segreteria telefonica un messaggio inquietantissimo. Mac molla tutto e vola in Irlanda per andare a capire cosa è successo, perché è convinta che la polizia abbia abbandonato le indagini o non creda tanto alle indagini, abbia già bollato un po' la soluzione come un tragico evento senza indagare ulteriormente. Giustamente una 17enne ha mezzi per poter competere con le indagini della polizia. Ma andrò avanti e smetterò di fare commenti. In Irlanda Mac scopre che ci sono i fae coinvolti in questa morte, quindi degli esseri soprannaturali che usano il glamour e illudono le persone di essere bellissimi di aspetto, ma ovviamente sono proprio dei mostri praticamente, assetati di sangue che uccidono le persone. Nella sua scoperta di queste creature entra in contatto con un personaggio di nome Baron, si offre di aiutarla.
a capire chi ha ucciso la sorella e perché, in più scopre che è praticamente predestinata a fare cose, perché ha solo lei il potere di poter vedere Fe senza strumenti ulteriori e di rimanere abbastanza immune al loro glamour e soprattutto al loro potere. Allora, perché io ho deciso di leggerlo? In realtà ora proprio mi sto chiedendo perché farsi del male in maniera così evidente, però praticamente... Allora, partiamo dal presupposto. Questo libro è scritto in maniera tragica. Questo libro in realtà è molto prevedibile, quindi se alcuni aspetti iniziali sono interessanti, in realtà alcune cose sono davvero molto lampanti, solo la protagonista non ci poteva arrivare. E infatti il problema principale è che la protagonista è un po' uno stereotipo della classica ragazzina, magari è determinata nel cercare di trovare una soluzione per la sorella, e questa è una cosa che le fa onore, per l'amore del cielo, però è tontissima, non è proprio sveglia, non è brillante e pensa addirittura di riuscire a battere la polizia nel risolvere il caso. Poi sicuramente più determinata e scopriamo cose che l'aiuteranno, però diciamo che non è proprio il personaggio di cui io mi aspetto che saltino fuori grandi imprese eroiche, ok? Perché non ci arriva. Comunque tutto questo mistero che lei deve cercare di risolvere è veramente pieno di quelli che dovrebbero essere colpi di scena, che non lo sono, ma sono man mano ti svelano un po' tutto quello che sta succedendo nel mondo che non puoi vedere prima, ma che grazie ai suoi poteri tu riesci a vedere. Il motivo principale per cui io ho odiato leggere questo libro è stato che ci sono espressioni che ti tirano fuori il peggio di te, ovvero la storia è narrata tutta dalla prima persona dal punto di vista della protagonista Mac. E ogni capitolo più o meno inizia con una sua riflessione su cose, analizza la situazione, analizza un parolone, però va bene. Dove però, cioè, continuamente, lei dice cose del tipo: ora crederai che, ti starai chiedendo se, penserai che ora sono un po' folle, ti dirò che ogni giorno che sopravvivo è un giorno buono. E tutte queste frasi qua, a parte che chi ti pensa, Babi, cioè sinceramente... Cioè, cuore mio, non mi stavo chiedendo nulla perché stavi facendo un discorso tra te e te e te le dicevi un po' da sole tutte queste cose. È molto irritante, mi rendo conto. Personaggio un piattume totale. Anche perché questo Barron, che dovrebbe esserci, hanno una sorta di attrazione sessuale questi due, ma non si capisce perché. Cioè, lui agisce da gorilla, quindi in maniera totalmente poco appealing, poco interessante, ma c'è attrazione sessuale tra i due, vabbè, io ve lo dico, voi sappiatelo. È l'unica cosa carina, fatta abbastanza bene, del libro invece è il world building, perché il world building è fatto molto bene, cioè come vengono descritti i fae soprattutto è molto interessante, perché davvero tu percepisci quanto siano delle creature immonde, sono proprio dei mostri, ti fa sentire l'autrice molto come entrare in contatto con loro sia un'esperienza abbastanza paurosa e come non sia una cosa da fare, e sono delle creature veramente viscide, violente e disgustose. Poi non si capisce mai come mai Mac riesce a cavarsela ogni volta, che è veramente inspiegabile perché è tonta dura, però vabbè, in ogni caso io gli ho dato 2 stelline, potevo risparmiare fratto, lettura, eccetera, però sapete che sennò poi mi annoio a fare il wrap up perché vi parlo solo di titoli che mi sono piaciuti, quindi bando alle ciance, passiamo oltre, perché passiamo al libro del quale mi interessa di più parlarvi. Questo wrap up farà tipo 40 minuti di wrap up. Ovviamente il titolo del quale volevo parlarvi di più è Shadow Song di S.J. Jones, che è il seguito di Winter Song. Vi faccio qualche premessa. Quando dovevo ordinare questo libro, io faccio sempre questa cosa malefica di andare a leggere qualche recensione a vedere l'impressione generale. Questo libro aveva delle review pessime, tutti molto molto scontenti, tutti che lo recensivano negativamente. E diciamo che se potevo ordinarlo il 6 febbraio, l'ho ordinato il 20. Nonostante le review, l'ho finito in un giorno e mezzo, per farvi capire quanto a me sia piaciuto. Allora, adesso cerco di spiegare perché è veramente molto fresco e per me è stato un libro molto emotivo. Quindi
sarà difficile anche parlarne a voce alta. Anche scrivendo faccio del casino, quindi non oso immaginare a parlarvene a voce. Comunque, allora, non vi dico la trama perché sennò sarebbe ovviamente spoiler, ma quello poi c'è Goodreads, andate su Goodreads e vi leggete la trama. A me non interessa, come solito, ma... Allora, questo è un sequel, quindi questo è il secondo volume di una duologia. E chiaramente molti si aspettavano determinate cose da un seguito. Io ho cercato di non fare previsioni, perché io tendenzialmente è difficile che legga un libro e già inizi a prospettare quello che succederà nel prossimo o di aspettarmi determinate cose, perché secondo me mi toglierebbe molto della magia e dell'interesse che ho nei confronti dei seguiti. Devo dire una cosa, questo libro per certi aspetti è molto diverso da Wintersong. Wintersong in qualche modo aveva una struttura molto classica, non proprio, però in realtà era più classica come metodo narrativo, come storia e come struttura. Shadowsong scardina tutte le certezze di Wintersong invece. E per alcuni aspetti ho visto invece un senso di continuità molto forte, perché innanzitutto questa è la storia di Liesel, non è la storia del Goblin King. C'è il Goblin King nel primo, anche un po' nel secondo, ma è la storia di Liesel e noi questo non ce lo possiamo dimenticare. So che tutte le fan da casa volevano il Goblin King, anche io in parte volevo il Goblin King, ma... questa è la storia di Liesel, mettetevelo in testa. E infatti in questo volume noi assistiamo a come Liesel reagisce e ciò che succede dopo che se n'è andata dall'underground. E secondo me, ma è veramente difficile, poi non voglio parlarvi di questo libro perché poi sto male. Questo libro per me è stato eccezionale. Per un motivo principale, è sicuramente stato veritiero nella rappresentazione delle conseguenze dell'abbandono di un amore, o la fine di un amore, o la perdita di una persona a cui teniamo. E soprattutto ha rappresentato in maniera eccellente l'ansia, il disturbo bipolare, il caos che c'è dentro la testa di una persona quando si distacca da un'altra alla quale era molto legata. Anche il senso di follia, il non capire più dove sono i limiti tra la sanità mentale e la totale perdita di essa, perché io credo che, vabbè, io ne parlo perché soffro di ansia, quindi chiaramente per me la rappresentazione dell'ansia dentro questo libro è stata eccellente. Perché a volte ti senti veramente come se non sapessi più dov'è il confine tra ciò che è reale e ciò che sta succedendo dentro la tua testa. E anche le sensazioni che prova Liesel, che secondo me sono più che legittime, rappresentano il caos dentro la sua testa, lo smarrimento, il totale non avere più dei punti di riferimento, perché non si sa più se quello che è accaduto è vero o non è vero, magari se l'è sognato. Lei si chiede spesso se le è solo immaginate certe cose o se le ha vissute veramente. Infatti, secondo me questo è un libro che ha diverse letture, non è solo una rappresentazione dell'ansia, del disturbo bipolare e diciamo argomenti più legati ai disturbi mentali, ma chiaramente può anche rappresentare cosa significa vivere la perdita di qualcuno e il sentirsi come se si fosse continuamente un relitto, perché è questa un po' la sensazione. Quando tu perdi qualcuno, cammini per strada sentendoti una nave che sta affondando, sentendoti un relitto che cerca di trovare un senso a tutto quello che sta succedendo, quando dentro di te vivi mille milioni di emozioni e non le riesci a decifrare, non riesci neanche a capire cosa sta succedendo, perché non sai che cosa stai provando, perché provi tutto allo stesso tempo e non sai quando finirà questa cosa. In entrambe le letture che si possono voler dare a questo libro sono tutte emozioni molto vive, molto vivide, crudeli, taglienti, sono tutte cose che ti mettono di fronte alle difficoltà che provi. Cioè, è difficile dirlo in altro modo, però è questo, e Shadowsong rappresenta questo. Infatti si chiama Shadowsong, quindi che parla delle ombre. Questa è la canzone delle ombre, cioè racconta un periodo buio, un periodo dove non c'è la luce o non c'è della chiarezza, perché nelle ombre non è mai nulla chiaro. E devo dire che se in Wintersong io avevo amato la scrittura di S.J. Jones, non credevo fosse possibile arrivare a dei picchi così alti come a qua. Io ho segnato un sacco di pagine dove
ci sono frasi incredibili, ho sottolineato metà del libro, è bravissima, non posso dirlo in un altro modo, secondo me è una delle autrici più talentuose. Non voglio nemmeno sapere quanto sia impietosa la traduzione in italiano, ma in inglese ha una resa pazzesca. Indaga anche tramite la sua scrittura su cosa voglia dire essere sani di mente o sentirsi sani di mente e quei momenti in cui non sai se sia così o se non lo sei, se... E in più, io penso che questo seguito sia la strada meno prevedibile che l'autrice avrebbe potuto mai scrivere come seguito di Wintersong. La cosa che mi ha fatto proprio impazzire è che S.J. Jones poteva scrivere questo titolo in maniera un po' prevedibile, cioè sì, prevedibile, ma anche solo accontentando tutti i lettori, e invece non l'ha fatto. Ha cercato invece di fare una cosa che ho visto poco spesso fare, nel senso che qua indaga veramente dentro un'altra storia, perché si parla anche di un'altra storia parallela, si indaga di Diesel e del... quello che vive dopo, ma anche del suo rapporto col fratello, anche in parte con la sorella, con la famiglia, su ciò che vuol dire il dopo. Anche l'arco narrativo, perché succedono delle cose, adesso io ve lo sto spiegando come se fosse solo un viaggio mentale e nella maggioranza dei casi lo è, ma c'è tanta azione anche qua dentro, succedono davvero molte cose. E secondo me non scegliere la strada più ovvia e che accontenta forse di più il lettore che se l'aspetta perché spera chiaramente in alcune cose sia una scelta molto coraggiosa che secondo me ha dato a S.J. Jones 8 milioni di punti stima per quanto mi riguarda, perché è stata coraggiosa. Forse non è la scelta che la premierà di più, perché infatti ho visto le review e mi dispiace molto, ma io rispetto tantissimo e adoro gli scrittori che invece che sedersi e farsi comodi, sì va bene, scriviamo il sequel, accontentiamo tutti e sappiamo che andrà così, così tutti comprano il libro e sono tutti contenti. Cioè io odio quando gli scrittori fanno esattamente ciò che il lettore richiede, ciò che il lettore si aspetta. In questo caso ha fatto qualcosa di molto inaspettato, perché non è prevedibile alcun punto di questo libro, proprio in maniera totale. Ha cercato quantomeno di essere originale e di sorprendere il lettore, facendolo poi con uno stile incredibile e con una storia che non è la storia del Goblin King, ma è la storia di Liesel, ve lo ripeto perché se no tutti continuano a dire ma non c'è il Goblin King, ma non c'è il Goblin King. Ho capito, c'è il Goblin King, ve lo giuro. C'è il Goblin King, non ce n'è così tanto, ma c'è il Goblin King. E l'ha fatto forse nella maniera più cruda, realistica, interessante, affascinante possibile. Quindi per me S.J. Jones vale 4 stelline e mezzo, perché sì, ci sono un po' di difetti, per l'amore del cielo non dico che è un libro perfetto, ma sicuramente è un libro originale che merita la lettura. Visto che ho sentito davvero parlare tutti e di questo secondo libro come se fosse qualcosa di tragico, vi posso assicurare che per me è stata un'esperienza molto bella e molto intensa. Io non sottolineavo così tante frasi e non segnavo così tante pagine dai tempi di Six of Crows, quindi questo per me è un metro di giudizio abbastanza valido per testimoniare quanto un libro faccia la differenza o meno. Chiaramente io non mi aspetto che verrà capito a pieno, ma ve lo consiglio assolutamente se avete letto Wintersong, non demordete solo perché non c'è tanto Goblin King, perché racconterà più a voi tante cose su di voi che tante cose del Goblin King. But in the moments between sleeping and waking, the hollows that loneliness carved from my soul were large enough to swallow me whole. Cioè, chiunque abbia sofferto d'ansia in questa frase si riconoscerà al 200%. E niente, di nuovo momento tristezza, fine video, un po' mi dispiace, però sono arrabbiata perché tutti parlano in maniera abbastanza negativa di Shadowsong e per me non è giusto, e quindi insomma ci tenevo un po' a darvi la mia opinione. Bene, questo è il famoso wrap-up di febbraio. Dovevo finire anche A Cat, A Witch, che era l'altro titolo che avevo scelto per la mia Diversity Challenge di febbraio, sempre dedicata alla Black History, ma sono a 3/4, quindi la finirò a breve e giustamente la metterò nel programma di marzo, che sarà ovviamente super condensato di temi femministi, quindi in realtà anche A Cat, A Witch ci sta benissimo in entrambi come ponte tra entrambi i mesi. Niente, io vi ringrazio come sempre per aver trascorso un po' di tempo insieme a me guardando questo video che verrà lunghissimo. Vabbè, fatemi
fatemi sapere qual è invece il titolo che vi è piaciuto di più a voi a febbraio, o se siete rimasti delusi da qualcosa, se avete letto qualcuno dei libri che io ho citato, fatemi sapere qual è la vostra opinione. Insomma, noi ci vediamo al prossimo video allora. Ciao!